Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nelle lezioni precedenti abbiamo visto un po' qualcosa sugli indirizzi IP, sulle subnet mask. Stiamo andando un pochettino sempre più a studiare tutto quello che è nel mondo degli indirizzi IP e delle subnet mask. Noi abbiamo detto che stiamo usando IP della versione 4, l'Internet Protocol della versione 4. Abbiamo visto che si compone di 32 bit, ok, e che quindi sono quattro ottetti suddivisi da un punto decimale, ok. In realtà è stato già sviluppato già da anni la versione 6, perché era chiaro fin da subito che la versione 4 a 32 bit avrebbe potuto avere dei problemi in termini di quantità di indirizzi IP, nel senso che internet si è sviluppato in maniera così tanto esplosiva che si pensava si dovesse per forza passare alla versione 6. In realtà questa versione è stata già ampiamente decisa ed è già anche implementata nei sistemi operativi. Però non si utilizza ancora, si è preferito passare a sistemi alternativi che appunto andremo a vedere. Sistemi alternativi per che cosa? Sistemi alternativi per far sì di ovviare il problema del numero ridotto di indirizzi IP che sono veicolabili attraverso le reti private. Il subnetting e il supernetting si è riusciti comunque ancora oggi a evitare il passaggio a IPv6. La versione 6 in realtà, come abbiamo già detto, è già implementata ed ha una grandezza di 128 bit, cioè molto molto più grande rispetto alla versione 4. C'è il problema che possa anche essere leggermente sovradimensionata e quindi forse proprio per questo motivo non è stata per il momento ancora utilizzata e non, al momento non si sa quando si possa passare a questo tipo di indirizzazione. Si compone di 8 sostanzialmente gruppi separati da due punti di cifre esadecimali, dove le lettere sono scritte in minuscolo. Quindi un indirizzo IPv6, giusto per sapere che forma potrà avere, sono 8 gruppi separati dai due punti di cifre decimali. Ci può essere ad esempio un numero completo, 2000, punto A, B, C, 4, due punti, D, 3, A, 1, 2 punti e così via per 8 gruppi. Questa è la forma dell'indirizzo IP della versione 6 che non si sta utilizzando perché si è preferito passare a sistemi alternativi. I sistemi alternativi sono il subnetting che è stato introdotto nel 1985, quindi già vediamo che già molti molti anni fa si era capito che la versione 4 da 32 bit del protocollo internet non potesse essere anche non sufficiente negli anni. E poi è stato introdotto anche il supernetting. Allora, sono due cose diverse, nel senso che il subnetting, l'idea del subnetting, e lo vedremo meglio con degli esercizi, come anche per il supernetting, ma intanto per andare a discutere di questo, il subnetting è quella tecnica attraverso la quale si decide di dedicare alcuni dei bit che sono inizialmente dedicati agli host, dedicarli alla rete. Cioè, ad esempio, solo per fare un esempio, un indirizzo IP 192.168.1.0/24, questa è la subnet mask, significa che questi primi tre ottetti sono dedicati alla rete. L'ultimo ottetto è dedicato agli host, ok? Che è composto quindi da 8 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'idea del subnetting è di dire, bene, io ad esempio, i primi 3 bit li dedico alla rete, al network. E gli ultimi 5 bit li dedico agli host. Ottengo così una rete di tipo diverso, nel senso che
potrò suddividere questo indirizzo IP in 2 alla 3 network, perché i bit sono 3, e avrò un 2 alla quinta meno 2 host. L'idea del subnetting è questa a grandi linee, andremo a fare degli esercizi specifici a riguardo, e questa è l'idea del subnetting. Per quanto riguarda invece il supernetting, l'idea è quella di se si deve veicolare un numero di host che è troppo grande per un indirizzo di classe C, ad esempio, ma è troppo piccolo per, ad esempio, un indirizzo in classe B, che cosa succede? Attraverso il supernetting si tende a voler eliminare il discorso delle classi, infatti si chiama classless, okay? Cioè senza classe. E come funziona? Funziona prendendo una serie di indirizzi in successione, tanti quanti saranno sufficienti per veicolare i miei host, in modo tale che attraverso una procedura particolare che vedremo negli esercizi sarà in grado di crearmi una sorta di super rete e mi darà la possibilità di veicolare un numero di host importante, ad esempio con un indirizzo che in realtà sarebbe di classe ad esempio C, okay? Perché ne compro, se mi servono, me ne compro 4 o 5 consecutivi in maniera tale da poter fare questo tipo di giochetto. Ovviamente stiamo parlando di reti di aziende di un certo tipo, pensiamo alle aziende top, che ci possono essere in Italia, nel mondo, in Europa, quant'altro. Non sono aziende che all'interno hanno 10 host, 100 host. Possono avere 1000, 2000, 3000 host, ok? E quindi stiamo parlando di aziende che hanno bisogno di creare una rete aziendale di un certo tipo, ok? Quando noi andremo a fare nelle prossime lezioni alcuni esercizi inerenti il subnetting e il supernetting, dovremo fare dei calcoli binari. Questa sarebbe materia di tecnologie e progettazioni. In realtà facciamo una piccola digressione in tecnologie e progettazioni e andiamo a guardare l'operatore logico AND, perché ci servirà quando facciamo il subnetting e il supernetting. Che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che, ad esempio, se io devo moltiplicare 2 bit, posso ottenere vari valori a seconda dell'operatore logico che sto utilizzando. A noi in questo momento interessa studiare l'operatore logico AND. L'operatore logico AND è il prodotto logico ed è quel circuito, perché sostanzialmente di questo si sta trattando, che si rappresenta in questo modo, ok? Con l'uscita Y, scriviamo AND qui, che ha 2 ingressi e 1 uscita. A seconda del valore degli ingressi io ho un determinato tipo di uscita ed è una porta logica. Questa è una porta logica che fa un prodotto tra i due. Il prodotto tra i due è un prodotto molto semplice, forse è una delle più semplici, nel senso che avendo due ingressi io ho 2 alla 2 combinazioni, cioè ho 4 combinazioni. Qui devo avere 4 combinazioni. Le scriviamo entrambe: 00, 01, 10 e 11. Ok? Il prodotto logico tra A e B è 0, perché entrambi i bit per dare 1, per dare in uscita il valore acceso, devo avere entrambi i valori accesi. Quindi per il resto io avrò valori pari a 0. Quindi la porta logica AND mi restituisce un valore acceso, positivo, ON, chiamiamolo come vogliamo, comunque il valore 1, solo quando entrambi i bit sono a 1. Stiamo dicendo che se qui il segnale è 1 e qui il segnale è 1, esce 1. Se qui il segnale è a 0 e qui a 1, il segnale esce a 0, con questo tipo di porta logica. Questa cosa ci servirà perché quando andremo a fare il subnetting e il supernetting scopriremo che il livello network, per decidere dove veicolare il messaggio che è in arrivo, okay, deve poter capire se
l'host di destinazione è all'interno della rete o se deve essere veicolato extranet, fuori dalla rete. Ok? E come lo fa? Lo fa attraverso una operazione in-end dell'indirizzo IP con la subnet mask. Queste sono cose che andremo a vedere nella prossima lezione, che studieremo in lezioni separate, la tecnica del subnetting e la tecnica del supernetting. Ok? Una precisazione che voglio assolutamente fare, e magari lo farò anche negli altri video che è importante iniziare a fissare, l'avevamo già detto, però un indirizzo IP qualsiasi, io dico sempre questo perché nomino sempre questo 192.168.1.0, perché magari se smanettate nei computer o nei palmari o quant'altro lo vedete sicuramente sempre in questi termini, oppure qua c'è un 8 o un altri numeri, non importa. Fatto sta che quando si scrive barra 24 significa che la maschera della sottorete ha i primi 24 bit a partire da sinistra impostati tutti a 1, restituendomi quindi il valore di subnet mask, restituendomi questo valore 255.255.255.0. Cioè scrivere 192.168.1.8/24 è come scrivere questa roba qua senza il 24, è la stessa identica cosa, non cambia niente. Ok? Quindi quando avremo a che fare col subnetting e con il supernetting, noi avremo a che fare anche con la subnet mask e capiremo sempre più un passetto alla volta come funziona e a che cosa serve anche la subnet mask, che indica la dimensione, come abbiamo detto, indica la dimensione della sottorete a cui si riferisce quel determinato indirizzo IP. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao.